di migliaia di colpi. Morirono due agenti dell'FBI e uno dei nativi americani che era in quell'accampamento. Bene, Leonard Peltier, pur non avendo alcuna prova, i giudici per accusarlo è stato condannato a due ergastoli, da 47 anni e mezzo in carcere, capro espiatorio, vendetta, risultato della vendetta dell'FBI. Leonard Peltier è in carcere di massima sicurezza in Florida, ha quasi 79 anni. Bene, noi chiediamo al presidente Biden che non aspetti la fine del suo mandato per firmare questo benedetto pezzo di carta, che abbia il coraggio di firmarlo prima, perché Leonard non ce la fa più. Leonard è malato, non deve morire in carcere. Ha già pagato abbastanza per essere nato dalla parte sbagliata, essere nato fra i nativi di un continente che è stato massacrato, il più grande massacro della storia. Bene, noi chiediamo che il presidente Biden firmi la sua liberazione, perché 47 anni e mezzo sono sufficienti. Perché anche fosse il peggior criminale di questa terra, forse dovrebbe uscire. Invece quest'uomo, semplicemente perché non ha rinnegato alcun ideale e conferma la sua volontà di lottare e essere parte di un popolo oppresso, viene tenuto in carcere. Bene che gli Stati Uniti dimostrino che sono davvero questa presunta democrazia che sta esportando il suo modello in tutto il mondo, e risolva questa vergogna come quella di Mumia Bujamal. Allora, adesso lui ha molto coraggio, lui sopporta questa detenzione assurda ed ingiusta perché sa che sta lottando per i diritti della sua gente e non si arrende, perché non ci si può arrendere quando si lotta per i diritti umani, per i diritti della propria gente che subisce soprusi da secoli e che ancora oggi gli indiani d'America ne subiscono. Fanno delle cose indegne a queste popolazioni, a tutte le popolazioni indigene nel mondo, in nome del profitto. E ne è una pettiera, un uomo coraggiosamente sta ancora lottando in quelle condizioni, anziano, malato, in prigione da 47 anni e mezzo per due omicidi che non ha commesso, accusa fabbricata sulla base di false prove, sta ancora scontando questa pena e la sopporta con coraggio e con dignità, dignità che pochi sono in grado di avere. È il Nelson Mandela dei nativi americani, e l'antichi americani. E allora, per chiedere al presidente Biden la sua liberazione di Mumia Bujamal.